Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio andarvi a far vedere un trucco che in realtà mi piace tantissimo utilizzare e riguarda il Charleston. Quindi nel video di oggi andrò ad utilizzare il mio Charleston, che in realtà è un K Master Sound, quelli tutti zigrinati in questo modo qua. Se me lo metti a fuoco mi fai un gran favore. Ok, però non è l'unico Charleston con cui posso fare questa cosa qua, e questa cosa qua che in realtà ancora non vi ho detto cos'è. E praticamente il trucco di oggi serve per riuscire ad avere un suono di Charleston un pochettino diverso senza avere un Charleston diverso, senza dover cambiare Charleston. Quindi non sto a dirvi già qui che cos'è, dopo vi faccio vedere direttamente sul campo alla batteria di che cosa sto parlando, e adesso possiamo direttamente cominciare. Una cosa che non vi ho detto ragazzi è che vedo dalle analytics, cioè da tutte le analisi che fa YouTube dei miei video, che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti. Questo è malissimo, quindi cliccate qui sotto sto pulsante iscriviti, ci mettete un secondo, cliccate iscriviti, se proprio ne avete voglia cliccate anche sulla campanellina, così rimanete sempre aggiornati. E basta, direi che possiamo andare alla batteria, quindi mi giro. Mando la sigla. Vai con la sigla. L'idea praticamente è questa qua. Oggi ve la farò vedere con due Charleston, sia con questo Master Sound K, che secondo me è perfetto per questa cosa, adesso poi vi spiego anche perché, sia con, ve lo prendo, questo Charleston da 15 pollici K sempre, ma light, sempre Zildjian. In pratica, allora, solitamente vi sto girando questo Charleston perché di solito il Charleston va montato in questo modo: c'è un bottom e c'è un top del Charleston, quindi il bottom andrà come piatto sotto mentre il top andrà come piatto sopra, quindi in questo modo qua. Ma una cosa che a me piace molto fare, che ho visto fare anche ad altri batteristi tipo Dennis Chambers, giusto per citarne una, è quella di montare il Charleston al contrario. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente il mio piatto top, che è piatto top per un motivo, non ve l'ho detto, ma i piatti top solitamente sono più fini dei piatti bottom, quindi il piatto fine solitamente dovrebbe andare sopra, ma io vado a metterlo sotto. Questo cosa significa? Questo significa che come piatto top andrò a mettere il mio piatto più spesso, e in più in questo caso, nel caso del mio Master Sound, come vi ho fatto vedere prima, andrò a mettere la parte zigrinata, quindi in pratica suonerò il mio piatto più pesante, il mio piatto più spesso con la bacchetta, e avrò un suono molto più secco, a parte un pochettino più forte di volume, ma soprattutto più secco. Spero dai microfoni possiate sentire la differenza. Avete sentito la differenza tra una modalità e l'altra? Sono piccole sfumature, in realtà non cambia tantissimo, però sembra quasi di avere due Charleston diversi, molto simili ma un pochettino diversi. La stessa cosa, mentre smonto questo Charleston qua, la posso provare a fare con l'altra. Con l'altra è un po' diverso perché l'altro Charleston è pastoso, non è per niente secco, non è come questo qua, è abbastanza secco come suono, un po' più acuto e bello secco già di suo. L'altro invece è molto più grave come suono, anche perché comunque è da 15 pollici e non da 14 pollici come l'altro, e poi in realtà è proprio più pastoso in generale. Quindi proviamo ad andare a mettere prima il Charleston giusto, quindi bottom sopra e top sotto, no, bottom sotto e top sopra, e incominciamo a sentire come suona.
Come avete potuto sentire, il suono di Charleston è completamente diverso rispetto a quello di prima, ma adesso andiamo a fare questa prova. Non so se cambierà, sinceramente, non lo so. Magari in questo caso non cambierà niente, ma io voglio andare a provare lo stesso. Top sotto, bottom un po' più spesso sopra. Andiamo a sentire. In realtà cambia anche questo, si sente un po' meno perché la pastosità di questo piatto fa sì che si senta un po' meno la differenza, ma se ci fate caso, magari l'ascoltate tutto con delle cuffie, sentite proprio la differenza, sentite che questo suono qua ha delle frequenzine acute, non così elevate, però si sentono un po' di più le frequenze acute. Invece prima si sentiva tutta la pastosità di questo Charleston così grande. Sembrano cavolate, ma anche queste minime sfumature all'interno poi di una canzone, magari con tutta la band, possono far sì che il Charleston si sente in un modo, si sente in un altro, si sente di più o si sente di meno. Quindi fate questa prova, ci mettete veramente un secondo e poi mi farete sapere. Il video, ragazzi, può finire qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che il video di oggi vi sia servito. Se magari non sapevate questo trucchetto qua, adesso avete una possibilità in più. Quindi comunque, a parte tutto, io vi consiglierei di provare a fare questa cosa, di provare questo trucchetto qua, perché potrebbe aiutarvi. Ad esempio, io con la mia band, con il disco Inferno, ho deciso a un certo punto di girare al contrario il Charleston, come l'ho utilizzato oggi. Perché? Perché avevo bisogno di un suono un pochettino più secco, un pochettino più alto di intonazione. Facendo in questo modo ho trovato proprio l'equilibrio perfetto. Quindi tutta la band è contenta, io sono contento, eccetera, eccetera, eccetera. Provateci anche solo così per sfizio, per vedere, magari poi vi trovate meglio così e lo lasciate così come ho fatto io. Quindi, detto questo, io non vi romperei più qua. Comunque, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, fare le cose che vi ho detto anche già prima. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sapevate già di questo trucchetto qua, se non l'avete mai fatto, se avete, che ne so, fatemi sapere un po' di cose. Come al solito, scrivetemi qui sotto che sono curioso di sapere le vostre esperienze e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!